Enrico Mairov, che è il presidente della Mediterranean Solidarity Association. Anche lei parteciperà a questo convegno che metterà a confronto i diversi sistemi sanitari, ma il suo ambito è soprattutto quello dei rapporti internazionali tra Italia e Israele. Quali sono le best practice interscambiabili da questo punto di vista? Ma, come abbiamo già notato, molti medici israeliani di un certo livello nel passato hanno studiato nelle nostre università lombarde e si sono portati a casa la cultura della formazione delle nostre università. Da loro si sono sviluppate molte collaborazioni nell'ambito clinico, scientifico e anche nell'ambito dell'organizzazione. Abbiamo lavorato insieme sulle emergenze, sulle maxi emergenze, e adesso cominciamo una grande collaborazione per la formazione sui sistemi sanitari, per la realizzazione del sistema strategico per la gestione delle maxi emergenze e per la soluzione dell'emergenza sociale, che è quella di assistere i pazienti cronici, lungodegenti, gli anziani, i deboli, i fragili, sempre e comunque, ovunque hanno bisogno, non solo in ospedale, ma soprattutto a casa loro, perché quando parliamo di milioni di persone sarebbe assurdo pensare di ricoverarli per problemi di cronicità. La fase acuta sarà sempre seguita nei nostri ottimi ospedali. Adesso bisogna costruire un ottimo ospedale virtuale per assistere queste persone a casa. Quindi più che curare, per i prossimi anni si tratterà quello di mantenere, diciamo, in salute le persone. Prevenire, diagnosticare, curare e riabilitare. Tutte le quattro stazioni della medicina, della sanità, che possono permettere a ogni persona, dal più ricco al più umile, avere una risposta in tempo reale per un problema sociosanitario. Questo è il senso nostro del nostro sistema solidaristico, umanista, aperto e uguale per tutti, che vuol dire che noi potremmo anche economicamente programmare un mantenimento del sistema nel futuro, altrimenti i costi in esplosione gigantesca rischiano di non permettere a molte persone di avere quello di cui hanno bisogno.